Un grande pareggio ieri sera della Cremonese a Frosinone, un campo difficile nel nuovo stadio Benito Stirpe, pieno di gente, c'erano quasi 14.000 persone, e un pareggio che è stato ovviamente frutto di una partita molto intelligente nel primo tempo, un po' di sofferenza nella ripresa. È un pareggio, un punto che porta avanti la Cremonese in classifica, la porta a 9 punti, ad una situazione di metà, ecco, non è fra le prime, ma non è neanche fra le ultime, ed ora ha un calendario che sulla carta è un po' più semplice. Un pareggio che è stato importante perché la squadra ancora una volta non ha preso gol ed è la terza partita che non prende gol. Purtroppo anche la terza partita che non segna gol, e quindi vuol dire che la difesa è sistemata, ma l'attacco ha qualche difficoltà. Due occasioni da gol clamorose per la Cremonese: nel primo tempo c'è stato un gol annullato a Mukuru, giustamente annullato per fuorigioco, nella ripresa uno svarione di Paulinho, che è ancora un giocatore tutto da aspettare perché ieri sera ha dimostrato di essere ancora indietro come condizione. Comunque, uno svarione di Paulinho davanti alla porta e un tentativo di Mokulu nel finale con la palla che è stata, cioè non è arrivato sul pallone. Per il Frosinone, che invece ha giocato molto bene nel secondo tempo, tante occasioni, una traversa e nel finale un salvataggio di Canini sulla linea di porta. Sto guardando la Gazzetta che è qua davanti, il pezzo di Imparato che era inviato a Frosinone, dice: Frosinone festa a metà, la Cremonese resiste, ma Longo ora è in testa, e dice che il pareggio sostanzialmente è giusto, il migliore in campo lo dà a Canini per il salvataggio. Benissimo, sono stato un po' lungo, però ne parliamo qua a Bar Sport, qui alla Corte dei Miracoli di Via Decia, Cron TV. Aspettavamo Loris Boni, che doveva essere con noi, avevo la conferma fino a ieri, ma non l'abbiamo visto arrivare. Speriamo non sia successo nulla. E comunque ne parliamo con un personaggio importante che per anni è stato la voce della radio di Cremona, Radio Cremona, Sperangelo Bandera, che adesso è in pensione da un po' di anni, ma che si diverte ancora con le auto, no? Se non No, sbaglio. non sono in pensione. Non sei in Ho pensione? cominciato così presto a lavorare, che andrò in pensione a 91 anni, 6 mesi, un giorno. Ecco, quindi è stata la voce di Radio Cremona. Poi ne parleremo di quegli anni eroici della radio, di quelle Radio Cremonache straordinarie che venivano fatte appunto sulle frequenze di Radio Cremona, e con noi anche Beppe, che è il titolare insieme a Giada del locale della Corte dei Miracoli. Allora, partiamo da lui, che la partita un po' la conosce di ieri sera. Un buon pareggio, come lo vedi? Un pareggio sicuramente in vista adesso di qualche risultato, di qualche partita Più un po' più semplice. semplice con la Ternana, con poi anche in casa col Brescia, si Beh, spera insomma, il poi, Brescia, che non però, è molto che se stasera il Brescia dovesse fare il esatto. risultato, Però diciamo va. non è andata male con questo pareggio che con la prima classifica, insomma, Certo. diciamo. L'unica cosa un po' sulle fasce che lascia Sì. un pochino più Sì. sguarnita Giocando con il con un 4-3, 4. 4-3-1-2, è chiaro che hai un centrocampista in più agli avversari. Siccome Longo, allenatore del Frosinone, aveva studiato questa partita, come l'ha studiata Tesser, aveva messo Beghetto, che è un giocatore di grande dinamismo, sulla fascia sinistra, che a spingere tutta la partita. E quindi praticamente lo avevano un centrocampista in più e un attaccante in più quando serviva. Questo è un po' il problema tattico. Però Tesser ha Sì, risposto bene, siamo a ecco. metà classifica, direi Sì. che tutto sommato è una E ci mancano classifica, ma due punti, due punti, due o tre, certo. perché col Carpi e col Pescara si poteva Esatto. anche fare il risultato Però si pieno. spera che intanto a novembre si possa riuscire a fare qualche risultato utile adesso per Sì, adesso portare abbiamo un tutto in fila. Sì, mese, esatto. esatto, un mese poi che serve Esatto. anche ai giocatori per crescere. Sperangelo, tu la Cremonese la segui un po' da lontano, leggi probabilmente, cosa Sì, dici? la seguo da lontano, anche se Quanti anni che aspettavamo la B, dopo 11 anni ci siamo arrivati. l'ho seguita ai tempi della A, quando Certo, ai andavo in grandi A, tempi. per ragioni appunto professionali, poi la seguo così, marginalmente. Ecco, ricordiamo Radio Cremona, nata nel. Radio Cremona è stata fondata nel 1977, il 1º maggio, festa del Festa del lavoro, lavoro, è benissimo. ed è stata chiusa in marzo del 1994. Quindi una radio che ha seguito costantemente tutta la cronaca della città, la grande musica e poi lo sport soprattutto. Essendo di proprietà del La quotidiano La provincia, Provincia, certo. cioè della società
editrice, certo. Editrice cremonese, la Libera, insomma. La Libera, rifletteva un po' quello che era la struttura del giornale, vale a dire c'erano notizie di attualità, notizie sportive, intrattenimento e soprattutto la novità vera è stata la radiocronaca della partita della Cremonese che si poteva ascoltare a casa, cosa che fino allora era assolutamente impensabile. Esattamente. Io mi ricordo che ero a Mondo alla radio, a Teleradio Padana, che era nata in quegli anni lì, e si facevano le prime radiocronache che erano delle vere e proprie imprese, perché come sai si usava il telefono quello grigio dalla SIP, quello ancora vecchio, spesso non ti facevano fare la radiocronaca, ti tagliavano i fili, cioè è successo un po' di tutto in quegli anni lì. Poi il problema era anche tecnico, cioè con un solo telefono, se cadeva la linea, e il cronista continuava a parlare certo. E in radio non si sentiva assolutamente più niente per quasi tutta la partita. Ecco, tu che eri in studio e quindi davi la parola, hai detto a Leoni prima, a Binda poi, a Ratti alla fine che poi l'ha portato avanti. Ecco, che emozioni si provano non essendo là, però le rivivi attraverso quelli che parlano, i giornalisti che parlano? Ecco. Sì, emozioni, quelle che diciamo il cronista trasmetteva, faceva sentire, ma soprattutto in studio eravamo attenti al problema tecnico, che non cadesse la linea, che si potesse trasmettere l'intera radiocronaca, certo. E ci divertivamo anche sentendo gli svarioni dei nostri colleghi. Questo capita a tutti. Ecco, Wembley, partita fondamentale per la Cremonese, l'unica storica, la tradizione riparte un po' da questo risultato internazionale. Tu, collegamento con Giovanni Ratti che era a Londra, io c'ero anch'io, eravamo insieme, ecco, lì secondo me avete vissuto un sabato straordinario, era sabato pomeriggio. Non solo, ma ha avuto anche questo aspetto internazionale che la radio non aveva assolutamente perché era una radio locale, e abbiamo fatto installare un telefono allo stadio di Wembley nostro, sì. Che sembrava un'impresa colossale, no? Da qui invece certo. È molto più facile che installarlo allo Zini, era. Ecco, vedi. Ecco, e Ratti ha appunto trasmesso, fatto vivere le emozioni di quella partita, di quella vittoria, se vogliamo anche non del tutto preventivata. Ha anche ancora oggi si ricorda, visto che è stato fatto una. Sì, ha fatto quella serata lì il gol di Tentoni, e Ratti è diventato matto perché sì, il 3-1 sì. Quello che chiudeva la partita, insomma, per le povere, che ha chiuso la partita. Quindi invitava i cronisti sudamericani. Sì, allora sì, poi dopo ha cambiato. Ratti era anche, non era amante della birra, quindi a Londra si è un po' sbizzarrito ad assaggiare i vari tipi di birra che ha trovato nei pub di sera, lo immagino. Lui non ha mai smesso. Allora, poi parliamo anche dell'altra tua passione, che poi è un altro genere di passione. Adesso noi abbiamo delle partite, dicevi, tutta sulla carta, perché in Serie B di facile non c'è niente, abbiamo visto anche la Provercelli, che noi abbiamo vinto 4-1 là, ha battuto 5, quindi ci sono squadre che cambiano radicalmente da partita a partita. Domenica, ci gioca domenica, c'è la nazionale questa settimana, quindi non gioca la Serie A, e la B gioca domenica. Domenica pomeriggio viene la Ternana. Ternana che gioca stasera gli ultimi 70 minuti di partita con il Brescia. In caso di risultato negativo, poi chi vedrà la trasmissione magari sarà appena prima o sarà domani o nei prossimi giorni, quindi il risultato lo so già. Però la Ternana potrebbe magari non far risultato, e quindi l'allenatore può che esci essere esonerato proprio prima della partita di Cremona. Può incidere questo oppure no? Vediamo come può che esci, così come Grosso dell'altra volta, esatto. Perché poi dopo... Tutte a noi capitano. Tutte a noi esatto. Quindi si spera solo in un risultato utile, che si spera in una vittoria. Insomma, dai, sì, poi almeno nel ritorno al gol. Esatto. Ecco, sul gol... Paulinho ieri sera ha fatto un errore che non è nelle sue qualità, perché è un giocatore questo che ha fatto tantissimi gol, 56 gol nel Livorno, quindi un giocatore che sa segnare. Ieri sera ha sbucciato la palla, e questo era un gol fatto perché poteva metterla in qualsiasi dei due angoli, il portiere non aveva nulla da fare. E ci vuole del tempo, questo è stato 3 anni negli Emirati Arabi, non avrà fatto un grande allenamento, ecco, giocava là, e negli Emirati Arabi probabilmente avrà pensato ad altro, più che a giocare a calcio. Ecco, quindi tu pensi che comunque questo è un campione che verrà fuori, questo brasiliano? Sicuramente. Senza lui togliere nulla a Brighenti. Brighenti, che
che sarà un po' in seconda luce più che altro lui e Mokulu. Sì, Mokulu in effetti ancora ieri sera, pur non avendo il fiuto del gol, però è uno che piedi magari, è poi uno che non lo fermi tanto facilmente. Esatto. Sperangelo, la tua passione, oltre la radio, che adesso non fai più perché non c'è più la radio, c'è dal 94, ci sono altre radio, però insomma l'epoca eroica dello sport di radio l'hai vissuto tu. Non ci si scappa qui, possiamo dire quello che vogliamo, sono nate radio che fanno altre cose, ma quella era la radio vera dei cremonesi. Le prime radio private che aprivano, quindi diciamo tutta la provvisorietà che c'era allora, anche da un punto di vista legislativo, che era un po' la legge della giungla. Sì, ma voi eravate organizzati, fra l'altro avevate una buona redazione in studio. Rispetto ad altre radio che c'era una persona sola magari. Noi potevamo avvalere di tutta la redazione del giornale della provincia. Che ci mandava notizie cosiddette flash, cioè che stavano succedendo. E poi facevamo i notiziari e quello del quotidiano della provincia, i giornalisti della provincia. Io ricordo Gianni Curtani, che voglio ricordare che è stato un grande cronista, forse il più grande cronista di Nera, però anche Aristide Galli, abbiamo sentito tanti che parlavano giornalmente in radio. La tua passione? No, dopo chiusa la radio, ho fatto il corrispondente del Corriere per un bel po' di anni. Esatto. Poi, siccome la mia passione sono sempre state le automobili, ho pensato bene di lavorare in una rivista di auto che si chiama Auto Capital, che è molto nota. Importante, certo. Non sta a me comunque dire che è bella, ma comunque basta leggerla. E chi non vuol leggerla può guardare le figure, perché puntiamo molto sulle foto. E poi ho fatto quello che a volte si sente nelle barzellette, perché cosa ho fatto? Siccome l'editore di allora, Piscopo di Roma, così avevamo dei contrasti sulla scelta della copertina, che macchina mettere, eccetera, eccetera, ho fatto una cosa molto semplice, ho detto compro tutto, cosa costa? Compro tutto, e ho comprato la rivista quindi adesso... nel 2011, quindi... insieme a un socio. Potevi portarne una, vabbè, fa niente. C'era vabbè, fa niente, vabbè, non c'è. Ma sì, non fa niente. Vabbè, appunto, tutti, ho questa, io faccio andare questa rivista insieme a un socio, come dicevo, nel 2011, e è un mondo molto diverso da quello che si può immaginare, perché le notizie, l'approvvigionamento delle notizie è facilissimo, mentre normalmente un cronista si avvicina alla notizia e la notizia gli viene nascosta il più possibile. Certo. Da noi invece le case ci chiamano in posti bellissimi in tutto il mondo, ci fanno vedere la macchina, ci danno la cartella stampa, tutte le informazioni che vogliamo, tutte le interviste che vogliamo. E una volta provata la macchina, si mettono giù le prime impressioni di guida, a cui segue dopo imparziali? No. Non dimentichiamo che imparziale nelle macchine non c'è niente. Infatti la domanda era quella. No, ma non solo nella nostra rivista, anche il Corriere. No, ce l'immagino. Certo. Cioè, se un giornalista dice una cosa non positiva di una macchina, il presidente della casa automobilistica telefona al direttore del Corriere, poniamo, si lamenta, e dopo c'è il pezzo riparatore. No. Però ecco, non solo quindi giornale, che comunque è un giornale importante, ma anche auto vere, nel senso che tu hai auto d'epoca. No, facciamo auto d'epoca, ma anche Top Car, perché la rivista è nata come una rivista di supermacchine nel 1981. E noi abbiamo continuato ancora su questa linea editoriale e abbiamo tutte le Top Car, ce le danno in prova, le proviamo, poi facciamo... Quindi i nostri servizi. Rimane comunque il grigio rosso, che è il colore della cremonese, rimane comunque nelle auto, soprattutto il rosso, che sono quelle che poi risaltano più anche nelle giallo e rosso, diciamo. Però giallo rosso la Roma, evitiamo di parlare della Roma, che manca Boni, se no lui parlava della Roma, ecco, sicuramente. Quindi andiamo verso il finale, poi facciamo ancora due o tre considerazioni. La prima è che si gioca domenica prossima contro la Ternana a Cremona, allo Stadio Zini, alle ore 15. Partita importante, può essere la svolta, perché con 3 punti vinci 2 partite, sei già in alto, per 2 partite sei in fondo. Quindi è un problema di equilibrio.
E poi dopo andiamo a Cittadella, dove troviamo l'amico Venturato che sta facendo giocare bene la squadra. È un allenatore che forse meritava di più anche a Cremona. Tu cosa dici di Roberto? Ma sicuramente sì. Meritava qualcosa di più. Però il Cittadella di Venturato gioca, poi ne parleremo la settimana prossima, però gioca un calcio tutti avanti, cioè non è una squadra che si difende, mentre il Cremona Venturato era un po' più chiuso. Nel Cittadella sta giocando con dei giocatori che tentano sempre di segnare, cioè gioca abbastanza sbarazzino. E quindi insomma, vabbè, ne parleremo. Della Ternana non diciamo nulla, perché è una squadra che era partita senza pronostici, nel senso che era una squadra considerata, si è salvata negli ultimi 2 o 3 anni in modo abbastanza fortunoso. Quest'anno sembrava essere fatto un organico migliore, però vedo che i risultati per adesso non la parla, a meno che faccia risultato appunto nel recupero. E quindi direi noi ci ritroviamo qua lunedì, perché si gioca di domenica, quindi lunedì saremo qui, parleremo ancora di Cremonese, parleremo ovviamente, avremo spero un giocatore, perché nelle ultime settimane siamo stati sfortunati, prima Gaiardi che ha avuto un problema dell'agopuntura, la schiena non si può muovere, adesso Boni che non è arrivato e avrà avuto qualche problema sicuramente, quindi speriamo la prossima settimana di averli, perché altrimenti possiamo portare sempre, Ascani viene sempre, però non vorrei avere sempre gli stessi giocatori. Tra l'altro ci sarà una rimpatriata lunedì 16 molto probabilmente della squadra di Mazzia, con tutti i giocatori della squadra di Mazzia, quindi vabbè, Pelosi, Montofra, e ci si troverà per una cena, magari è anche l'occasione per fare 2 o 3 interviste, visto che ci saranno quasi tutti, compreso Bruno Mazzia, che è stato allenatore della Serie A, insomma, della promozione. Direi che è tutto, Sperangelo, innanzitutto complimenti per questa scelta e auguri, soprattutto perché le cose possono andare sempre meglio. E poi è un settore, quello delle auto, che almeno anche qui, tu guardi i telegiornali, dicono boom di vendite dell'automobile in quel mese qua. Poi però non è così o non è così? No, è una notizia vera o no? Perché loro parlano sempre di boom di vendite. Poi non so. I dati sono un po' da interpretare. Anche secondo me. Effettivamente se dicono più 15%, più 15% c'è. È vero. Ma di questo 15%, il 14% sono macchine aziendali. Ecco, infatti questo è esatto. Il privato è lo 0,5%. Esatto. Attualmente, quindi anche se il mercato è in leggera crescita. L'ultima domanda, una domanda a bruciapelo, perché dobbiamo chiudere prima dei tempi ristretti. Quando uno oggi uno va ad acquistare un'auto una volta a 100.000 km dove più o meno chiudere, adesso le auto vanno fino a 200-300.000 km. È un male per le case automobilistiche o è un bene? Perché adesso uno aspetta di più a cambiare l'automobile o no? C'è chi la cambia spesso. Adesso succede questo, le case costruiscono automobili che sono perfette per 200.000 km, esatto, e poi le devi buttare. A prima perché invece cambiare il motore. Tutto è studiato in maniera tale che materiali, meccaniche, eccetera, certo, duri per 200.000 km. Questa è una domanda che ci si fa quando appunto si va da un concessionario, sì, fanno, e poi anche la storia dei... la tieni, poi la ridai indietro in queste menate qui, non so se sono così chiare. No, qui sono per far fruttare i denari, chi li ha mette a disposizione questi soldi, chi acquista la macchina paga le rate in maniera tale che quello prende la percentuale. Quindi, come se fosse un prezzo di più denaro, comunque, la paghi molto di più. Benissimo, grazie a Sperangelo Bandera, perché ci ha anche raccontato questa storia qui delle auto, per noi è importante non fare una trasmissione solo e esclusivamente di Cremonese, che poi se ne parla nei bar. Poi qui io scommetto che domenica alle 2 avrai un pienone di gente. Speriamo, innanzitutto invito anche i ragazzi. Ecco, parliamo della Juve. Siamo ritornati ancora col punto di ristoro alla palestra spettacolo. In occasione delle partite casalinghe della Juve Basket. Questa è già la terza partita che fa la Juve. Sabato sera vincendole tutte per adesso. Per adesso le prime due vincendole tutte e la terza è ancora col pizzighettone, che sarà un altro derby. E quindi aspetto tutti, che di solito i tifosi da Juvini sono poi quelli che sono alla Cremonese o viceversa, così, e sì,
vi aspetto tutti sabato sera alla palestra spettacolo alle 8. Qualche volta faremo una bella imboscata, chiameremo qualcuno anche da Lavanoli, così ci tiriamo addosso le ire di tutto il popolo juvino. Però insomma, d'altra parte la realtà è anche quella, no? Ce ne sono due. Direi che è tutto, facciamo un brindisi, e lui non beve perché è tutto il giorno dietro. Facciamo un brindisi con Sperangelo, grazie, buona giornata a tutti e ci vediamo lunedì prossimo.